Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di invidia. Cosa si può fare con l'ipnosi DCS vera e professionale e l'invidia? Perché molta gente è invidiosa, ti invidia per ciò che hai o per ciò che non hai, invece di dire cosa posso fare per ottenere ciò che di positivo hai te nella tua vita, pensano che sono gli dà fastidio, come se qualcosa del passato sorgesse a livello inconscio, a galla, e gli impedisse di vivere veramente la vita e di attrarre a sé, in base anche alla cosiddetta legge dell'attrazione, che non è altro che la legge del subconsciente, le cose più belle della vita sulla propria mente, sul proprio corpo, sulla propria vita visibile e invisibile. Perché ti racconto ciò? Perché se rifletti, molta gente invece di dire ok, tu hai dimostrato con i fatti che sei, che puoi farcela, che hai ottenuto questi risultati, allora anch'io voglio ottenerli. Mi spieghi come si fa? Che cosa fanno? Invidiano, sparano, come si può dire, sciocchezze, cattiverie sulle persone che fanno, perché vogliono dimostrare che è un buon a nulla, che è un ciarlatano, che è un truffatore, che è un imbroglione, e nella migliore delle ipotesi sparano e mettono in mezzo la fortuna. Ah, perché lui è fortunato, perché lei è fortunato. Non capiscono le notti insonni, la costanza, la perseveranza. Io ragazzi ho conosciuto persone molto intelligenti quando si andava al liceo scientifico, quando ero ragazzo, che però che prendevano 9, diciamo, ecco, erano il top del top, ma non capivano una cosa fondamentale, che bisognava associarsi a delle persone che con i fatti, pur non avendo scuola e pur non andando bene a scuola, avevano ottenuto ciò che desideravano, invece di invidiarle, perché si invidia il parente, il cugino, l'amico per i risultati raggiunti nella vita, invece di dire come posso fare per essere come lui, come posso fare a parità di condizioni, senza svenarmi, senza perdere nulla come dignità, come persona, come salute, come benessere, per cambiare, invertire la mia situazione. Che cosa fanno? Liquidano, in poche parole, una persona che meriterebbe di essere ascoltata, grazie al fatto, a causa dell'arroganza, dell'essere arroganti a dir poco. L'arroganza è una brutta bestia, invece di essere umili, l'umiltà apre la mente, ragazzi, l'arroganza invece la chiude, la famosa mente. Bisogna essere umili. Io mi riferisco soprattutto al mondo dell'ipnosi. C'è gente che non ti dice nulla, si fa la risatina, neanche ci prova, e continua la loro vita credendo al pastore, al guru di turno, magari andando in palestra, magari andando in Francia si dice al prof bla bla, no? Che li riempie senza fermarsi un attimo e chiedersi, analizzarsi e dire: ma sto ottenendo risultati? Sta succedendo qualcosa di concreto nella mia vita, oppure sono miglioramenti? Niente, spendono un sacco di soldi per nulla, risultati zero, leggeri migliorie dovute sempre al loro subconsciente, alla loro mente, ma di fatto il problema resta là, il problema di salute magari, che dove hanno girato mille guru di crescita personale, mille discipline alternative, ma il problema rimane sempre lì. Rifletti, quanta gente fa yoga, meditazione, sì, si sentono meglio, ma il problema rimane lì, il mal di testa cronico rimane lì, l'allergia rimane lì, la mancanza di concentrazione, di memoria rimane lì, il vizio del fumo rimane lì, il vizio dell'alcol, della droga rimane lì, oppure lo stress rimane lì. Io mi riferisco anche a manager, imprenditori molto famosi, amici miei, conoscenti, eccetera, che purtroppo non riescono, tranne il fatto di gestire, ad eliminare lo stress. Con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola tu lo cancelli, lo elimini, come è successo a me nel 2008. Io prima ero la persona più stressata della terra, andavo in tachicardia, fumavo 3 pacchetti di sigarette, avevo il mal di testa cronico da anni, adesso è sparito tutto, ragazzi. Avevo un peso al petto per l'ansia, le paure, le responsabilità, perché ho molte attività nel mondo, eccetera. Però, ritornando al discorso dell'invidia, molti invidiano, invece di dire come hai fatto, mi spieghi, mi mostri, mi fai capire come si fa, invidiano e si fermano magari alle sciocchezze, al prezzo, al fatto che magari non sentono parlare in TV dell'ipnosi,
Ok, tu gli mostri video di Voyager oppure gli mostri personaggi famosi che usano l'ipnosi, ma da un orecchio entra e dall'altro esce, rimangono sempre nello stesso olio bollente e non cambiano mai. Ma cosa aspetti? Non fare il mio stesso errore dove ho aspettato anni e anni e anni nella mia vita prima di tuffarmi nel mondo dell'ipnosi, perché non ci credevo, ero scettico, ero anche impaurito, aggiungo, perché pensavo a diavolerie, a sette sataniche, come un po' pensava mia madre. Quando però ho sentito le parole molto pulite, anche se create ad arte, ad hoc, le parole e suggestioni, dicesse il dottor Claudio Seracino, mia madre ha detto: ma questo è tutto, e ha iniziato a farsi ipnotizzare. E anche mia madre, sono cardiopatica da tantissimi anni, si prende un botto di medicinali, gli sono spariti i dolori al petto per l'ansia, i dolori ai tendini, ok? Perché ai tendini, perché aveva lavorato tanti tanti anni fa, per tanti anni, scarpe, le calzature della famosa Filanto, ma non era quella, era l'ansia, mal di testa cronico, sparito. Si ipnotizza anche lei H24, possiamo dire, con il metodo DCS. Eppure all'inizio non voleva, non ti diceva nulla per non offenderti, però non voleva. Ma dopo ha detto: ok, proviamo. E io la ipnotizzo poi una volta a settimana, dal vivo oppure online, perché è sempre mia madre. Va bene? Per cui se tu sei invidioso, rifletti chi quando eri piccolo era invidioso, perché nel tuo subconscio esiste il seme, la convinzione, il programma, chiamiamolo come vogliamo, dell'invidia. L'invidia non ti porta da nessuna parte tranne a farti soffrire, a sprigionare odio per chi ha e per chi non ha magari una tua malattia. Devi soltanto cambiare questi paradigmi. O l'ipnosi di CS verrà professionale, magari iniziando da un semplice audio che può fare per te o il tuo caro, un audio MP3 di CS. Per esempio no stress, molto controllo dei nervi, oppure no passato negativo, o no alla depressione, eccetera eccetera eccetera. Vai a vedere e ti meraviglierai, e poi giudicare su ciò che otterrai come benefici, come trasformazione. Non guardare alla rinuncia di una colazione al giorno per 30 giorni, perché ricordati che valore dai alla soluzione del tuo problema, che valore gli daresti. Immagina quando sarai libero dai tuoi problemi, immaginalo. Io ti capisco se adesso titubi, dubiti, perché anch'io anni fa ero come te, titubante, però perché sprecare i migliori anni della tua vita? Magari sei timido, ti vergogni, stai lì nascosto a casa tua perché pensi di essere un pesce fuor d'acqua. Io l'ho fatto per tantissimi anni, però basta, basta. Il mio messaggio è quello di dirti: c'è la possibilità di liberarti e non credere a chi ti dice bisogna convivere, accettare tutte sciocchezze. Tu non sei nato con quel problema e non morirai con quel problema se ascolti il mio messaggio. Fammi tutte le domande del caso, butta nel cestino della spazzatura l'invidia e cerca invece di associarti con le persone che con i fatti hanno fatto il mobile più bello del mondo, hanno utilizzato l'ipnosi più concreta del mondo, come l'ipnosi di CS vera e professionale. Anche ridendo, anche criticando, inizia, anche essendo scettico, inizia, perché l'audio MP3 DCS è il primo passo, poi si continua, si scaricano altri audio, si implementa il tutto, e poi magari se sblocco le sessioni online di ipnosi DCS vera e professionale, farai una sessione con me online su Skype o anche su altre app, ok, in tutte le parti del mondo in cui risiedi. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, come è successo a me e a centinaia e centinaia di persone nel mondo. E seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e credi in te stesso. Ciao.